25. Dopo aver parlato, il ladro alzò le mani al cielo con il gesto delle fiche, sconcio e pieno di disprezzo, tenendo a punto stretto il pollice tra il dito indice ed il medio, e gridando in modo osceno: «Prendi, Dio, che te le misuro davanti!» Da quel momento in poi mi furono amiche le serpi, poiché una gli si avvolse intorno al collo come se dicesse: «Non voglio che tu parli ancora», ed un'altra gli si gettò sulle braccia e lo legò di nuovo, avvolgendosi insieme testa e coda, così da rendere quelle mani blasfeme immobili e nell'impossibilità di scrollarsi di dosso quei micidiali legami. Ai Pistoia, fondata dai dispersi dell'antico esercito di Catilina, crudeli e briganti, perché non decidi di scomparire anche tu nella cenere come il tuo cittadino Vanni Fucci, visto che sei ancora peggiore dei tuoi stessi fondatori? Per tutti i neri gironi dell'inferno non vidi spirito così superbo e violento verso Dio come quello di quel pistoiese, peggio ancora di quello di Capaneo. Gigante orgoglioso, superbo bestemmiatore che era caduto dalle mura di Tebe fulminato da Giove. Poi Vanni Fucci non disse più parola e fuggì. Vidi quindi un centauro, egli stesso dannato, pieno di rabbia venire verso di noi, gridando e rivolgendosi a quel bestemmiatore. Dov'è? Dov'è l'empio bestemmiatore? Non credo che in Maremma ci siano tante serpi quanti egli ne aveva sulla schiena, fino a dove iniziava di quel centauro la parte umana. Sopra le spalle del centauro, dietro la nuca, stava un drago con le ali aperte e con le fiamme che gli uscivano dalla bocca, ed investiva chiunque gli si presentasse davanti. Il mio maestro disse: «Questo è Caco, una sorta di satiro che sotto la grotta dell'Aventino fece spesso un lago di sangue. Non va insieme con i suoi fratelli centauri, in seguito al furto con frode che fece del grande armento di Ercole che gli capitò di avere nei pressi della sua grotta. In seguito a questo furto finirono però anche le sue opere scellerate, poiché fu ucciso da Ercole, che lo massacrò con 100 colpi di mazza e forse morì dopo i soli primi 10 colpi». Mentre Virgilio stava ancora parlando e mentre nel frattempo anche lo stesso Caco era passato e già scomparso, tre spiriti giunsero sotto il ponte dell'argine in cui noi ci trovavamo e dei quali ci accorgemmo veramente solo quando gridarono: «Chi siete voi lassù?» Pertanto il nostro discorso su Caco si interruppe bruscamente, ed allora facemmo attenzione solo a loro. Non mi sembrava di conoscerne nessuno, ma accadde, come per caso può avvenire, che uno di loro pronunciasse il nome di un altro, dicendo: «Cianfa, dov'è rimasto?» Allora io, affinché Virgilio ascoltasse che cosa quelli stessero dicendo, mi posi il dito sulla bocca in segno di tacere e di ascoltare. Se ora tu, lettore, sarai restio a credere ciò che dirò, non mi meraviglierei, poiché anch'io che vidi ciò che dico, stento a crederci. Mentre tenevo gli occhi fissi su quegli spiriti, un serpente con 6 zampe si lanciò su uno di quei 3 dannati e gli si attorcigliò intorno. Con le zampe di mezzo gli avvolse la pancia e con le zampe anteriori gli paralizzò le braccia, poi lo morse in entrambe le guance, quindi avvolse le zampe posteriori alle cosce, passando la coda fra le cosce stesse, ripiegandole in un lugubre abbraccio dietro di lui, su per le reni e la schiena. Mai l'edera fu così stretta all'albero come quell'orribile creatura infernale si avvinse alle membra di quel dannato. Poi si cominciarono a fondere l'uno nell'altro, come se fossero stati di cera calda, e cominciarono anche a mescolare il colore. Nell'uno, nell'altro, appariva come prima, distinto, uomo e serpente, bensì non si distingueva più né il corpo umano né quello del serpente, come succede sopra al papiro vicino al calore, quando si forma un colore bruno che non è ancora nero ed il bianco scompare. Gli altri due lo guardavano e ciascuno gridava: «Oimè, agnolo, come stai cambiando? Non sei né uno, né più siete due!» Già le due teste erano fuse in un solo capo, quando mi apparvero due immagini in una sola faccia, una di uomo ed una di serpente,
i quali avevano ormai perso l'aspetto primitivo. Di quattro braccia, due dell'uomo e le due anteriori del serpente, se ne formarono due, mentre le cosce con le gambe, il ventre ed il torace divennero membra mostruose mai viste prima. Ogni aspetto primitivo era ormai cancellato sia dell'uomo che del serpente, in un'immagine perversa in cui si intravedevano entrambi, ma non erano più loro. E così questo essere mostruoso si allontanò lentamente. Ed intanto, come il ramarro sotto la sferza del sole nei giorni di canicola estiva, che sembra una saetta quando attraversa la strada da una siepe all'altra, così appariva un serpentello dall'aspetto minaccioso, livido e scuro come un grano di pepe che veniva mirando al ventre degli altri due dannati, che erano rimasti lì. Ad uno di loro morse violentemente l'ombelico, poi cadde disteso dinanzi a lui. Il dannato, morso, lo guardò fra stupore per la ferita e paura, ma non disse nulla. Anzi, impietrito, sbadigliava come dal sonno o come lo stesse assalendo la febbre. Lui guardava il serpente ed il serpente guardava lui e contemporaneamente l'uno attraverso la ferita sull'ombelico e l'altro attraverso la bocca emettevano entrambi fumo ed i due fumi si confondevano. Ebbene, ora taccia, Lucano, là dove parla dei miseri soldati di Catone, Sabello e Nassidio, che nel deserto della Libia furono morsi dai serpenti, per cui uno divenne cenere ed uno gonfiò fino a scoppiare, e si prepari invece ad udire ora cose veramente incredibili. Taccia anche Ovidio, se appunto poetando trasformò Cadmo in serpente ed in fonte Aretusa. Io non lo invidio certamente per la sua fantasia poetica, perché pur nella sua inesauribile fantasia mai trasformò due nature diverse poste di fronte l'una nell'altra, e cioè come se ciascuna fosse stata pronta a cambiarsi nell'altra. Infatti insieme le due creature, il dannato ed il serpente, si coordinarono a norme ben precise, per cui al mutamento dell'uno corrispondeva un analogo mutamento dell'altro, tanto che il serpente divise in due la coda per formare le gambe e l'uomo strinse insieme i piedi. Le gambe e le cosce si unirono in modo che non si distinse più alcuna divisione. Intanto la coda, divisa in due, prendeva l'aspetto che le gambe dell'uomo perdevano e la pelle si ammorbidiva, mentre quella delle gambe, ormai unite in una cosa sola, si induriva come la pelle del serpente. Vidi entrare le braccia dell'uomo nelle ascelle, diventando piedi del serpente. Ed i piedi anteriori del serpente, che erano corti, allungarsi contemporaneamente a mano che le braccia dell'uomo si accorciavano. Poi dai due piedi retrostanti del serpente, attorcigliati insieme, si formò il nuovo membro, e quello dell'uomo si divise in due, formando così i due nuovi piedi del serpente. Intanto il fumo che usciva dall'uno e dall'altro e che dopo il morso aveva rappresentato il trapasso dell'una natura nell'altra generava sembianze umane sul serpente mentre le faceva scomparire nell'uomo. E mentre accadeva questo, uno si levò sulle gambe ormai formate e l'altro cadde senza che entrambi cessassero, però, di guardarsi con gli occhi sotto i quali ognuno cambiava volto. Quello che era dritto accorciò il muso e dalla materia che cresceva uscirono le orecchie dalle gote, cioè dai lati del muso che prima ne erano privi. La parte del muso che non si ritrasse verso le tempie formò il naso umano e ingrossò le labbra finché non divennero umane. Poi l'essere prima umano che giaceva a terra spinse invece in avanti il muso, ritirando le orecchie nella testa come fa la lumaca con le corna. E la lingua, che aveva unita e pronta a parlare, si divise, mentre nell'altro la lingua forcuta si riunì. Intanto il fumo che aveva avvolto in una lugubre nube tutto il processo di quella metamorfosi appena essa fu compiuta cessò. L'anima, che era divenuta serpente, se ne andò quindi per la bolgia, sibilando.
e l'altra, divenuta uomo, dietro di lui parlando, sputava come se avesse voluto liberare la sua bocca dal residuo veleno di serpente. Poi volse le spalle appena formate e disse allo spirito rimasto: Ho voluto che Buoso Donati corresse da serpente, come ho fatto io per questa bolgia. Così io vidi la feccia di quella settima bolgia cambiare e ricambiare, e per questo, per la novità stessa e la straordinarietà appunto dell'argomento, sarò giustificato, spero, se nel descrivere questi incredibili e terribili eventi sarò stato un poco confuso. Sebbene quindi i miei occhi fossero un po' stanchi e l'animo smarrito, le due anime rimaste non poterono andarsene così inosservate da non farmi riconoscere chiaramente Puccio Sciancato, della famiglia ghibellina dei Galigai di Firenze, che era zoppo, e lui era rimasto il solo dei tre compagni che si erano avvicinati insieme a non essere trasformato. L'altro, cioè il trasformato in uomo, era Francesco Cavalcanti il Guercio, il quale, ucciso da uomini di Gaville, castello del contado di Firenze, fu a sua volta vendicato, e furono uccisi molti uomini di Gaville, per cui quel luogo ancora si lamenta di quella strage.